L'anno scorso lei è stato un po' sul banco degli accusati, l'hanno rimproverato di aver segnato poco. Sì, l'anno scorso ho segnato 10 reti, e per certi erano un po' pochi, insomma. Tanti non erano, ma nemmeno tanto pochi. Insomma. Sono dovuto cambiare da un anno che ho fatto tanti gol, da centravanti a sfondamento, a tornare a fare centravanti arretrato. Lei si augura che Maestrelli questa volta la riporti al suo ruolo originario? No, io rimarrei volentieri così. Se facciamo lo stesso campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, rimarrei volentieri allo stesso ruolo. Numero 9 della Lazio. 24 reti in 30 partite, una media gol da urlo. Anche quello al Foggia su rigore, decisivo per la conquista matematica dello scudetto. Nella magica stagione biancoceleste, il titolo di super bomber del campionato non poteva che appartenere a Giorgio Chinaglia. Chinaglia, detto Long John, emigrante di ritorno dalla natia Carrara al Galles. Quindi Massa, poi Napoli e infine Roma. 1,85 m per 85 kg, un bisonte, classico centravanti di sfondamento, una rabbia atavica e lo sconfinato desiderio di riscatto. Della Lazio, e non solo, è il centravanti, è il condottiero, il capopopolo, il trascinatore, l'idolo dei tifosi. Numero 9. La targa dice tutto. È il punto di riferimento dell'attacco laziale, il vertice alto della manovra, il finalizzatore. Spesso con tiri potenti, ma nel suo repertorio c'è un po' di tutto, grazie al fisico che si ritrova e all'istinto del gol stampato nel suo DNA. Non è elegante, corre ingobbito e sembra sempre più sul punto di esplodere. Segna sempre lui, sono quasi tutti gol pesanti. Gol che valgono per la sua Lazio il primo scudetto della storia.